Buongiorno, siamo qui con Bruno Stefanon che è, oltre che professore all'Università di Udine, anche coordinatore della commissione di studio dell'ASPA per l'impronta ecologica. Siamo reduci da un convegno molto ben riuscito come pubblico e come argomenti messi sul tavolo. Abbiamo parlato di impronta animale, un tema di grande attualità. Mi permetto di dire che in questo convegno sono state gettate le basi per partire con un lavoro sia per quantificare l'impronta carbonica del settore zootecnico, sia per capire quali sono gli elementi che possono contribuire a ridurla. Bruno Stefanon, le impressioni di questo convegno, quello che secondo lei è emerso e quali sono gli spunti che possiamo riportare? Sì, grazie Clementina, è stato un convegno decisamente interessante, l'affluenza del pubblico ci ha dato, non dico ragione, comunque ci ha molto incoraggiato a continuare su questo tipo di attività, questo tipo di problema. Il problema delle emissioni di CO2, ma non sono solo le emissioni di CO2, come è stato puntualizzato nel corso del convegno, rappresentano una delle sfide della zootecnia. Una delle sfide della zootecnia per riscattare quell'immagine che purtroppo ci hanno in qualche modo affibbiato e collato di essere degli inquinatori del pianeta. La zootecnia, come è stato chiaramente evidenziato oggi, sì, produce delle emissioni, ha un ruolo comunque sulla sostenibilità ambientale, però non è così nociva all'ambiente come sembra. Non solo, ma addirittura la zootecnia nei secoli, d'altronde si è ampliata e si è diffusa in tutto il mondo, ha anche un ruolo di assorbire preche delle emissioni carboniche. Ma oltre a questo, diciamo che in questo convegno è stato puntualizzato anche come ci sia molto da lavorare, sia in termini di mitigazione dell'effetto serra legato alla zootecnia, legata all'agricoltura nel suo insieme, ma come rappresenti la zootecnia uno dei settori più importanti e più vitali, non solo dell'economia nazionale, ma anche dell'economia mondiale. Abbiamo delle richieste per le derrate di origine animali, quindi per latte, carne, uova in tutto il mondo, che sono crescenti. Una delle prossime sfide del futuro sarà garantire alla popolazione del pianeta, non solo alla popolazione nazionale o italiana, la disponibilità di questi alimenti, visto che c'è questa enorme richiesta. E ripeto, questo nell'ottica comunque di una sostenibilità ambientale che la zootecnia ha sempre in certo modo garantito, si è sempre in modo orientata, ma che ancora di più deve essere contenuta. Mi permetto di dare solo due cenni di sintesi. È emerso chiaramente che l'intensivizzazione, si chiama così, della zootecnia insieme alla precisione, quindi soprattutto nelle diete e delle bovine in particolare, può dare un contributo enorme per la mitigazione delle emissioni di gas serra. Abbiamo visto quali sono i metodi e quali sono le criticità del metodo, in particolare il metodo LCA. Abbiamo visto quanto la genetica, quindi il miglioramento genetico applicato in particolare alle emissioni di metano, possa nell'arco di pochi anni ridurre sostanzialmente, si parla del 26% in 10 anni, appunto, le emissioni di metano. Abbiamo visto tutta una serie di cose, abbiamo visto gli aspetti anche economici nell'azienda agricola, nell'azienda zootecnica, sia in pianura sia in montagna, insomma moltissime cose che cercheremo nel prossimo futuro anche di trattare sull'informatore agrario e sul supplemento stalle. Non so se Bruno vuole aggiungere qualcosa, qualche altra notazione. Sì, indubbiamente l'intensivizzazione, la zootecnia di precisione è uno degli elementi per mitigare le emissioni di gas serra, non solo per migliorare la sostenibilità della zootecnia, però comunque anche, diciamo, quello che è l'allevamento estensivo, la zootecnia biologica, se così vogliamo definirla, indipendentemente dal rispetto del disciplinare dell'agricoltura biologica, è assolutamente compatibile con l'ambiente qualora venga sostenuta e perpetuata, effettuata seguendo, integrando bene le razze locali con il territorio e quindi utilizzando in maniera razionale le risorse locali disponibili. Quindi anche quel tipo di zootecnia ha comunque una sua valenza, un suo valore e non è assolutamente nociva per l'ambiente, come ripeto fin dall'inizio di questa intervista e spesso è stata dipinta. Quindi andiamo avanti, abbiamo delle grosse sfide da affrontare, non dimentichiamoci dell'importanza delle produzioni animali per quanto riguarda la soddisfazione delle esigenze nutritive dei cittadini italiani e di tutto il mondo. Grazie ancora. Grazie a Bruno e grazie all'ASPA.